Per tanti, forse troppi giorni, c'è stato solo un gran silenzio attorno al futuro del calcio a Biceglie. Nelle ultime ore, invece, si sarebbe aperto uno spiraglio circa il possibile cambio di società. Sul tavolo di Nicola Cannonico, presidente del club nerazzurro stellato, sarebbero infatti prima pervenute due manifestazioni di interesse e poi addirittura anche una terza di imprenditori disposti ad acquisire l'intero pacchetto societario. L'unico al momento a giocare a carte scoperte, però, è il gruppo che fa capo a Vito Ipedico, già in passato a Biceglie, nella passata stagione direttore generale della Fidelisandria. Ecco le sue parole nella puntata odierna di Calcio Market, il calciomercato originale. Noi ieri abbiamo fatto una manifestazione di interesse con una PEC a Sio Canonico, abbiamo fatto la nostra offerta, ieri sera l'abbiamo trattata, abbiamo fatto un'offerta importantissima con la volontà di acquisire le quote del Biceglie Calcio. So pure che c'è un'altra cordata che sta trattando, sarà il signor Canonico a decidere a chi voler dare la società. Ci confermi comunque l'intenzione di Nicola Canonico di cedere le quote societarie, di fatto coprendo la quota di iscrizione e sostituendo la fiduzione che aveva garantito in Lega? Sono questi gli unici due passaggi da fare? No, non sono solo questi, questa è una fase molto importantissima che avrò modo di parlare nel momento in cui diventerò proprietario. Ipedico conferma di essere a capo di una cordata che comprende altri soggetti e ribadisce la volontà, se l'operazione andasse in porto, di coinvolgere anche gli imprenditori bicegliesi. Siete quattro imprenditori da quello che... Sì. Sì. Io il dottor Quistelli, sì? L'avvocato Totoro e l'avvocato Uccello. Però chiaramente abbiamo lasciato una piccola quota da poter, io vorrei recuperare tutti i bicegliesi, perché secondo me i bicegliesi devono stare dentro con noi, che è la parte fondamentale della città. Una cosa è certa, il tempo a disposizione per la svolta non è tantissimo, anche perché l'esordio stagionale è ormai dietro l'angolo e per il Biceglie è programmato per domenica 19 agosto in casa contro il Matera, seconda partita del triangolare inaugurale di Coppa Italia di Serie C.